Cicotto di Arese, riferisco al Consiglio Comunale le circostanze di seguito riportate al fine di acquisire tutti gli elementi di giudizio atti a valutare l'assoluto corretto comportamento della pubblica amministrazione. Con deliberazione consigliare numero 33 del 30 maggio 2005, il Consiglio Comunale di Arese deliberava la costituzione di una fondazione di partecipazione per la gestione del servizio di promozione e gestione di attività culturali e sportive del tempo libero. Contestualmente ne veniva approvato lo statuto e in data 21 giugno 2005, davanti al notaio Enrico Bellezza di Milano, si procedeva alla costituzione della fondazione. Soci fondatori risultano i seguenti soggetti: Parole SRL, quota 3.000 euro, quote pari a 5,15%, TTC Sevasi Servizi, quota 1.000 euro, pari a 1,72%, Arese SRL, 1.250, pari a 2,15%, Giuspi SRL, 2.500, pari a 4,29%, Foggiatura Moderna, 2.500, 4,29%, CCSA 4.687, Europa 2000 SRL 3.5601, Giancarlo Grandi 3.5,15, Enrico Rocchinotti 8.013,73, Bartolo Antonicelli 1.052,58, Comune di Arese 28.000 pari al 48,07. Le motivazioni che portò il Comune di Arese alla costituzione della fondazione la si rileva dalla deliberazione del Consiglio Comunale istitutiva, dove vengono individuate le ragioni e i fini che la Fondazione stessa deve perseguire. In particolare, quel Consiglio Comunale faceva rilevare il ricorso diffuso allo schema giuridico di Fondazione per gestire tematiche correlate alle attività culturali e allo sport, con la possibilità, tramite la partecipazione di soggetti privati, di ampliare il più possibile la base partecipativa. Avvenuta la Costituzione, la Giunta Comunale di Arese, con delibera 191 del 20 dicembre 2005, affidava alla Fondazione Arese Cultura Sport i servizi di gestione del Centro Sportivo Comunale Davide Cillotto, al fine di promuovere, organizzare e svolgere attività produttive, ricreative e culturali per il tempo libero. L'atto di convenzione sottoscritto in data 9 marzo 2006 affidava alla Fondazione la gestione del Centro fino al 31/12/2014. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive, la Fondazione stipulava con il CCSA specifico contratto in virtù del quale si autorizzava la gestione delle attività sportive presso il Centro Sportivo Davide Cillotto fino al 31 dicembre dell'anno 2009. Il rapporto contrattuale tra Fondazione e CCSA veniva normato da specifiche clausole, ove le parti si assumevano specifiche prestazioni. In particolare, il CCSA doveva corrispondere alla Fondazione un canone annuo pari a 208.000 euro più IVA, cioè 240.000, mentre Fondazione si sarebbe fatta carico delle manutenzioni del centro e delle utenze. Il contratto stipulato nel corso degli anni non è stato completamente onorato da CCSA, tant'è che alla data del 31/12/2009 Fondazione e CCSA ritennero risolto il contratto medesimo rinegoziandolo con atto transattivo con i nuovi rapporti contrattuali fino al 31/10/2010, al fine di consentire al CCSA il completamento delle attività sportive già programmate. No, 2010 è quello l'ultimo dal 31/12/2009 prorogato fino ad agosto 2010. Dunque hanno chiuso quel primo contratto, hanno transato e hanno rinegoziato un nuovo contratto con altri parametri economici. La pubblica amministrazione durante il periodo di vigenza del contratto ha riscontrato la difficoltà in cui versava il CCSA, che non riusciva ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte con fondazioni e riversava di conseguenza la stessa sul bilancio comunale per certi oneri finanziari. Al fine di risolvere la problematica, Fondazione ha ritenuto di cercare un soggetto privato che potesse dare attuazione a quanto previsto dallo statuto, chiedendo la possibilità di sviluppare un progetto speciale secondo le indicazioni della pubblica amministrazione. La problematica che gli organi di fondazione si sono posti atteneva alla procedura da seguire al fine di avere più possibilità di scelta e di consentire a soggetti interessati di condividere gli intendimenti di fondazione, che pertanto ha proceduto ad emettere avviso pubblico per la selezione di un partecipante attuatore di un progetto speciale.
In data 5 luglio 2010 il Consiglio di indirizzo di fondazione pertanto si riuniva e a presenza dell'intero Consiglio, composto da Luigi Pogliani, Nicola Mattia, Francesco Mela, Mauro Caramici e Antonio Censi, unitamente al Consiglio di gestione delle persone del signor Colla, Ferrari, Beruschi e Andrea Pasapolli, deliberava all'unanimità di approvare la proposta del Presidente e approvava l'avviso pubblico per la ricerca di partecipante. Chiaramente nell'avviso pubblico nel testo ci sono modalità, cifre e tempistiche di pubblicazione. L'avviso pubblico veniva pubblicato sul quotidiano Il Giorno e anche sul sito istituzionale del Comune. Fondazione della ricerca dell'attuatore del progetto ha definito gli interventi cui il partecipante doveva manifestare interesse e ha individuato i relativi obblighi, anche con riferimento a specifici oneri economici che un partecipante doveva assumersi in proprio, in particolare farsi carico delle fluttuazioni di alcuni interventi con obiettivi il cui costo complessivo ammontava a 390.000 euro. Secondo le segnalazioni fatte da Fondazione all'ente e chiaramente su sollecito del CCSA, previo questi interventi urgenti, il Centro Sportivo Settembre non poteva riaprire. La disponibilità a farsi carico della situazione economica di Fondazione, contribuendo in tal modo a portare risorse finanziarie, così come previsto dall'articolo 12 dello Statuto. C. Farsi carico della riqualificazione integrata al centro sportivo, il cui costo preventivato ammonta circa 11.270.000 euro. Fondazione faceva rilevare che, una volta individuato il partecipante al progetto speciale, i rapporti tra Fondazione e medesimo sarebbero stati regolati da specifico contratto. Nel termine previsto per la presentazione delle candidature sono pervenute all'ente due offerte, rispettivamente presentate dalla società Intesa SRL e dalla InSport di Mercate. Fondazione ha attentamente esaminato le due proposte, riscontrando che la proposta approvata dalla società Intesa era l'unica a rispondere alle esigenze attuative e gestionali richieste e pertanto iniziava un'attività precontrattuale finalizzata a definire la società Intesa di futuro rapporto. In data 19 luglio 2010 il Consiglio di indirizzo e il Consiglio di gestione approvano il verbale di verifica delle istanze presentate e danno mandato al Presidente, cito integralmente, di procedere con particolare urgenza alla sottoscrizione di un atto preliminare con il soggetto individuato in attesa di perfezionamento degli atti conseguenti di rito al fine di adempiere agli interventi di adeguamento necessari per garantire la continuità della pratica sportiva presso il centro ginnico comunale Davide Ancelotto.